Lo senti anche tu? Ma che è sta musica? Buongiorno. È la prima volta che vi vedo, siete nuovi di questa zona? Eh sì, siamo arrivati da un paio di settimane. Ah. E lei è un vicino? Un paese piccolino, siamo tutti vicini qua. Ma che state facendo? State aprendo un'attività? Sì, un agriturismo. Ottimo, bel lavoro, complimenti, fatto col cuore, si vede. Che sarebbe una cosa spettacolare qua. Ma ce l'avete tutti i permessi, sì? Abbiamo presentato la DIA. Sì, manca nulla osta dei vigili, però arriverà a lavori finiti. Scusate se ve lo dico, ma i permessi si chiedono alle autorità che contano. Purtroppo qua i vigili non contano manco un cazzo. Ah, e chi è che conta? In questa terra ci stanno famiglie che campano da prima ancora che ci nascevano i vigili. Ah, però questa terra è nostra, l'abbiamo comprata. Allora, buono. Voi siete padroni di comprare, affittare, subaffittare, vendere. Voi potete fare tutto quello che volete qua. In questa terra voi siete padroni pure di sciomori. Buongiorno. Sì, io, signore, qua, un socio aggiunto. E lei chi è? Sono un amico che è venuto a dare un consiglio. Che consiglio? Purtroppo in questa zona stanno persone molto poco raccomandabili. Io vi posso offrire protezione. Perché lei è una guardia giurata? Ma signore, ci stava spiegando. Un carabiniere, un poliziotto, chi cazzo sei tu? Vabbè, ho capito, facciamo in questo modo. Uno, due, tre, vi prendete una bella nottata di tempo per riflettere bene su tutto quello che vi ho appena detto. Mentre qua un socio ribello, un cecapare, un cazzo, domani mi fa la cortesia, parla in altro modo, sennò la rivoluzione se la fa in doccia e sarà a casa sua. Hai capito? Tieni la guarda. Uno che vada a mucca.